niente, la confraternita è lieta di presentarvi la seconda edizione di San Rocco Pellegrino di Dio. E ci teniamo a precisare che è la confraternita che organizza, perché è un progetto che ben voi sapete che lo stiamo portando avanti da moltissimi anni, ma mo siamo alla seconda edizione e siamo contenti di aver fatto questo passo. Quest'anno la confraternita ha pensato bene di comprare i costumi per gli attori, e così ci sarà sicuramente la volontà di andare avanti, ci crediamo in questo progetto e sicuramente andremo avanti. Noi ci auguriamo di allietarvi una bella serata, di essere, diciamo, di trasmettere più un messaggio di fede che di spettacolo, diciamo così. Detto questo, noi ringraziamo tutti quelli che ci stanno vicino e quelli che ci saranno in futuro. Vi voglio ricordare che domani sera, dopo la processione, ci sarà la mensa di San Rocco. La mensa di San Rocco è una cosa per tutti, non è una cosa di quelli che lavorano sotto al giglio, e dobbiamo tutti partecipare. Un applauso agli attori, grazie e buona serata. Signore e signori, dame e cavalieri, benvenuti. Vi racconteremo di Rocco, umile figlio di Dio. Levate orsù gli occhi a noi ed ascoltateci. Correva l'anno 1344, su per giù, quando a Montpellier, in una cittadina francese, stava accadendo un prodigio. Un'altra fiera, pecore, pollame e campi incolti. Verrà la fine del mondo. Dimmi, donna, quando vendi gli animali teco portati? Mia dama, per due galline un gallo, per una pecora due agnelli, una mucca per due vitelli, un vitello per due pecore, oppure un tornese o un pezzo grosso per questi capponi. Mi raccomando, unite d'argento pesante. Passerò dopo e vi pagherò. È meglio che lo pigli in mano. Vediamo, sono 1600. Un marito geloso chiuse la moglie in una torre dove la visitava un meraviglioso uccello bianco che, entrato, si trasformava in un cavaliere. Il marito la scoprì e mise alle finestre della torre delle lame che ferirono a morte il cavaliere. È nato un figlio, Aide la Croix. Jean e Libert hanno avuto un bambino. Davvero? Questa sì che è una notizia. Jean e Libert de la Croix. Sì, proprio loro. Tutta Montpellier è in festa. Le campane hanno suonato a festa fino a sera tardi. Lo aspettavano da così tanto tempo. Ma ho capito bene, de la Croix, quelli avanti negli anni. Sì, proprio loro. E lo hanno chiamato Rocco. Pensa, hanno detto che è nato con una voglia a forma di croce sul lato del cuore. Finalmente hanno un erede per l'antico casato. Verrà mandato da qualche signorotto e gli insegneranno a cavalcare o a fare lo scudiero. Vestirà l'abito bianco e la mantellina nera. Invocherà Dio, San Michele e San Giorgio per diventare cavaliere. E beato chi le verrà promessa sposa. E poveri noi! Ide la Croix, sono brava gente, ma non capisci. È un dono dell'amore di Dio che è venuto per salvare, non per opprimere. I genitori li conosciamo bene, sono dei pii e virtuosi cristiani, famiglie benedette da Dio. Prepareremo un pane di segale, uno di avena e uno di orzo, e li porteremo in dono a casa della Croix.
Poi cattureremo un pavone che porteremo alle cucine del palazzo da consumarsi come simbolo di bellezza, gloria e immortalità. Il nostro bambino sta crescendo, dobbiamo battezzarlo. Avevo pensato di dirla a padre Benoît. Ho già riferito al padre il desiderio di battezzare nostro figlio presso la cappella dei Penitenti Bianchi, nel quartiere antico di Montpellier. E tu, mia dama, mia signora, sei sicuramente d'accordo? Sì, lo sono. Ci affideremo alla Vergine Maria. E a San Francesco d'Assisi, che quando venne nella nostra città ha riscaldato i cuori di tanti. È tempo di gioire. Prepareremo una grande festa, inviteremo tanti poveri alla nostra mensa. Quelle che ancora sono vivi hanno tanto bisogno di avere qualcosa da mangiare. Anche nella nostra Montpellier, la peste non sta risparmiando nessuno. Oh tu, vera guida, tu che determini ogni cosa di questo mondo, possa tu, che vivi in eterne, risparmiare gli abitanti di Montpellier e fa sì che come loro padre nessuna epidemia abbia più a colpirci. Oh mio Dio, la peste, il morbo nero sta devastando la Francia. Figli miei. Calmati, donna, chiediamo aiuto alla Vergine Maria. Dicono che gli ebrei e le streghe hanno portato questo brutto male. Si vedono topi e zecche dappertutto. Ad Avignone stanno morendo tutti. Viene la febbre, si formano sulla pelle pustole e buboni e dentro 5 giorni chi ne ha affetto muore. Hanno consigliato di far chiudere gli occhi o di coprire il paziente con un piccolo telo in modo da evitare il contagio attraverso lo sguardo. La causa di questa pestilenza è stata ed è tuttora in qualche costellazione celeste. Una congiunzione astrale è causa dell'inquinamento dell'aria che ci circonda. Molti vapori si sono innalzati dalla terra e dal mare e sotto l'influenza dei venti meridionali caldi ed umidi hanno inquinato l'aria che entra nei polmoni e dal luogo al male.
solo la Vergine Maria ci può salvare. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis conti, libera nos semper, Virgo gloriosa, et benedicta. Madre, padre, ringrazio Dio di avervi come genitori. Soffro nel vedere tanti morire per fame e per peste. Voglio che in me ci sia tutto l'amore che è in San Francesco. Ad ogni angolo di strada ci sono uomini e donne, figli di Dio, che chiedono aiuto. Voglio frequentare l'università della nostra città per capire e studiare come poter aiutare chi soffre. Leggi un attimo qua, scusa. Carissimo figlio, e cosa in particolare vorresti studiare? Padre, ancora non so, ma so che la scuola medica a Montpellier è molto prestigiosa. È stata voluta dal Papa e dicono che somiglia molto a quella salernitana. E poi vengono dall'Oriente, dalla Spagna, qui per studiare. Vi ha studiato anche il grandissimo medico, detto il Catalano. Bene, sono felice. Siamo felici, che Dio ti benedica, carissimo figlio. Grazie, miei carissimi genitori. Michele, adesso. Con le mie stesse mani ho seppellito 5 dei miei figli nella stessa fossa. Nessuna campana risuona più, nessuno più piange la perdita dei propri cari, perché ognuno attende la propria fine. Ti prego, Rocco, aiutaci, sento che potrai aiutarci. Sono solo un giovane. Un giovane con Dio impresso sul cuore. Thank you.
Ben presto, sia per decoro di famiglia che per doti personali, Rocco potrebbe accedere a più alti gradi di potere nella sua città. Non gli manca nulla: gioventù, cultura, ricchezza, nobiltà. Ma Rocco ha una sete di assoluto, di infinito, che nulla riesce ad appagare se non Dio. Perciò si fa terziario francescano, impegnandosi a vivere i voti di povertà, castità, obbedienza. Senza esitazioni distribuisce tutte le sue sostanze ai poveri e lascia ad uno zio paterno i beni che non può alienare subito. Ora, povero e sconosciuto, Rocco diviene pellegrino di Dio. Figlio mio, non piangere. I tuoi genitori sono vicini a Dio. Non piangere. Padre, voglio incontrare i luoghi consacrati a Dio. Devo partire. Andrò a Santiago, a Roma e in Terra Santa. Devo partire. Dio lo hai già incontrato nel tuo cuore. Adesso nel mondo porterai il suo amore. Per prima cosa andrò a fare visita alla tomba di San Giacomo Apostolo a Compostela in Spagna. In questo luogo incontrerò anche mia madre e mio padre e, con lo sguardo rivolto verso il mare, raccoglierò una conchiglia che porterò sul mio petto come simbolo di fede. Molti giovani sono già sulla via di Santiago. Li vedi con il bastone, il mantello lungo e ruvido, la bisaccia in pelle e le scarsele per cibarsi. E al bastone portano legata una zucca piena d'acqua per dissetarsi. Quando sarai a Santiago, ricordati di salutarmi il mio amico padre Battista, che è devoto al santo di Norcia. Padre, tutto quello che ho lo donerò ai poveri e partirò in cerca di Dio. Mi libererò dalle ansie e dalle tensioni del mondo. Bravo Rocco, che Dio ti dia la forza di camminare, pregare e fare del bene. Sulla tua strada incontrerai un flusso umano di viandanti che, guidati dal sole e dalle stelle, attraversano i campi di tutto il mondo. Là in Galizia il mare segna la fine del mondo. Quando tornerò da Santiago, verrò a trovarti e ti porterò notizie di quello che ho visto presso la tomba dell'Apostolo Giacomo. Mi fermerò solo per pochi mesi. Partirò poi per Roma e la Terra Santa. È stato nell'insegnarti che ho realmente appreso mentre tu apprendevi. Signore, io mi metto in cammino, sempre, per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Rocco, Rocco da Montpellier. E tu, viandante, che scalzo mi vieni incontro? Chi sei? Sono Guglielmo, nato nella città di Vercelli, che giace sulla sponda del fiume Sesia. Sono con Dio e venerato nella terra dove i tuoi miracoli guariranno molta gente. Un lupo mi ha aiutato nella terra dei lupi. Ho costruito altari per la Vergine, monasteri dove l'Ofanto si fa fiume e in terra lucana. Al Goleto i miei resti sono custoditi da Febbrone Abbadessa.
No. Amor che t'ama non sa odioso, tanto li par dolci ti gustare, ma tutta survivi di desideroso, come ti può star stretto più amare. Chi tanto sta per te lo cor gioioso, chi non sentisse non saprì parlare, quante dolce gustarlo tuo savore. Troppo per del tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovra ogni amore. Tutto il mondo luce, amor Gesù degli angeli bellezza. Cielo e la terra per te si conduce, splende in tutte cose la tua fortezza. Ognun creatura te si adduce, ma sol peccator tuo amor si sprezza, e partisse da te suo creatore. Troppo per del tempo vive non t'ama, dolce amor Gesù sovra ogni amore. Troppo per del tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovra ogni amore. Rocco, oramai di ritorno da Santiago, dopo aver visitato la magnifica cattedrale ed aver raccolto sulla spiaggia una conchiglia simbolo del viaggio, riprende il cammino verso Roma. Troppo perde il tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovra ogni amore. Amor chi t'ama non sta ozioso, tanto gli par dolce de te gustare. Coraggiosa donna, che vai come me sulla strada dei pellegrini, mi sai dire come si chiama quel luogo che ci appare con un campanile e un gruppo di case? Anch'io credo di fermarmi lì. È da un giorno che viaggio su questa via che della Francia prende il nome. Se le mie carte dicono il giusto, si tratta di Acqua Pendente, già in territorio laziale. Orvieto dista poche miglia da questo posto e di questo posto non è nemico. Io sono Rocco da Montpellier. E tu, donna coraggiosa, qual è il tuo nome? Il mio nome è Verdiana da Castelfiorentino e come voi vengo da Santiago diretta a Roma. Lo vedo. Portate come me la conchiglia, simbolo del viaggio. Vedo una porta maestosa che conduce alla salita. Entriamo. So che in questo posto vi è una pietra macchiata di sangue che viene dal Santo Sepolcro. Roma è vicina. Non vedo la gente per strada. Le strade sono deserte. Eppure mi pare che il borgo ospiti molte persone. Ho capito quello che sta succedendo e temo che dovrò lasciarti, perché la peste nera ha avvolto ogni cosa. Non ti sarò più compagno di viaggio.
Sento di poter aiutare gli ammalati. Cercherò il luogo dove essi soffrono. Devi cercare l'ospedale. Io vado. Forse ci vedremo a Roma. Forse. Troppo perde il tempo chi ben non t'ama. Dolce amor Gesù sopra il mio amore. Posso entrare in questo luogo dove la fede e l'amore alleviano il dolore di chi è ammalato? Siete il benvenuto, ma ditemi, da dove venite e come vi chiamate? Mi chiamo Rocco e vengo dalla città di Montpellier, nella Francia meridionale. Voglio dedicare la mia vita ai poveri e agli ammalati, sull'esempio di San Francesco d'Assisi. Anch'io sono terziario francescano e in questo posto la nostra opera può servire davvero molto. Invocherò la Santissima Trinità per guarire il corpo e l'anima. Per cortesia, poi ti... Volete mangiare con me un pezzo di pane? Quale terra ha dato i vostri natali? Nacqui a Siena, tra le valli dei fiumi Arbia e Mersie. Mio padre è il tintore Jacopo Benincasa e come te mi occupo degli ammalati di peste. Pregheremo perché finisca il morbo. La lingua non riuscirebbe a raccontare quanti sono gli inganni nascosti che il demonio offre sotto il colore del bene. Solo la preghiera rende umili e perseveranti. Che San Domenico possa aiutarci nel servire Dio. Rocco, sono solo 3 mesi che sei fra noi e la peste è scomparsa. Sei dono di Dio. Preghiamo tutti insieme. Altrove devo andare a portare la mia parola e la mia fede. Roma può aspettare. Il morbo sta infuriando e non posso restare indifferente. Porta con te del pane. Metti qualcosa nella borsa. Solo del pane e dell'acqua nella mia borraccia. Non serve denaro, ma la carità di Dio. Verrò anch'io con te. Ti farò compagnia, indicandoti la strada. E nel mentre andiamo, ti voglio raccontare una storia. L'abate di Cluny, in un viaggio per un pellegrinaggio a Roma, insieme ad un suo giovane compagno, il monaco Giovanni, sulla strada del ritorno, attraversando le Alpi, incontrarono un vecchio contadino con un sacco di vivande, pane, aglio, cipolle, porri. L'abate si impietosì e fece salire il vecchio contadino sul suo cavallo e si mise in spalla il sacco di vivande. Il monaco Giovanni, infastidito da quell'odore, si allontanò dalla compagnia, rallentandone anche il passo. L'abate lo richiamò. Ahimè, ciò che per quest'uomo è cibo primario, ciò che quest'uomo può mangiare, a te provoca fastidio. Il monaco Giovanni si vergognò così tanto che da quel giorno capì che anche il cibo più povero è grazia di Dio. In che direzione andiamo? La gente ha bisogno di noi. Rocco, sono solo 3 giorni che stiamo camminando sulla via Emilia e già vedo la città di Cesena con le sue mura alte e possenti. Sul lato orientale della città scorgo l'ospedale. Quello è il posto che ci accoglierà. Anche qui le tue mani faranno cose grandiose. Non servirà altro miracolo a salvare quanti da qui a qualche anno troveranno la morte per mano dei bretoni entro le mura amiche. Non capisco. Ci recheremo anche nella città vicina di Rimini,
attraverseremo il ponte di Tiberio. Ma la città è attraversata da dissidi, da lotte. Porteremo conforto e pace. Allora andiamo. Già vedo le tre torri della città. Andrò dove Dio vuole che io vada. Lasciata la città di Rimini, visitò ed operò a Treviso, Novara, Piacenza e molte altre città dell'Italia settentrionale. Venne il momento di ripartire per Roma. Correva l'anno 1367, quando Papa Urbano V era da poco ritornato da Avignone. San Rocco, solo, pellegrino sulla via Francigena, giunse a Roma. Si reca subito presso l'ospedale del Santo Spirito. Scarpa malato. Oh Gesù, desidero rivolgere al Padre questa mia orazione. Portala dalle mie labbra al tuo cuore, in glorificazione delle dolorosissime piaghe e del preziosissimo sangue che da esse sgorgò. Grazie, Signore. È fra voi un cardinale di nome Anglico Grimoard? Sento parlare la lingua dei miei padri. Vengo dalla città di Grisac. E voi? Sono nato a Montpellier, ma voi piuttosto, come state? Malato tra i malati. Roma è infetta. Mi rimetto alla volontà del Signore. Fatevi abbracciare. Non avete paura che la peste vi infetti. Sei ammalato e ti ho visitato. Mi sento più leggero e le ferite del mio corpo non mi fanno più male. Se domani mi sentirò così bene, ti presenterò mio fratello, il Papa, che prende il nome di Urbano V, della famiglia di San Benedetto. Un sant'uomo che ha insegnato nella tua città natale, dopo aver soggiornato a Viterbo, è venuto qui a Roma. Bene. Lo incontrerò e mi farò benedire. Perché Papa Quinto Urbano non mi ascolta? Tornerà in terra francese e morirà di lì a poco.
Rocco passò 3 anni nella città di Roma. Era venuto il tempo di ritornare nella sua Montpellier. Ma il viaggio di ritorno non fu interrotto da un'epidemia di peste che colpì la città di Piacenza. Oh, Santa Maria di Betlemme, questo fiore di bambina. Sono più di 30 giorni che è qui. Le mie pillole di propinella non l'hanno aiutata a guarire. Ma voglio leggere cosa scrive l'eccellentissimo Podestà. Il Tribunale di Provvisione, posto alle dipendenze del signor Visconti, decreta: non debbano essere mangiati pollame, uccelli acquatici e maialini di latte, non carne stagionata di mangio e carne grassa, ma solo carne di natura calda e asciutta, e sono altresì da evitare carni che riscaldano e infiammano. Si consigliano brodi con pepe pestato, cannelle e altre spezie, soprattutto per coloro che normalmente mangiano poco e in modo ricercato. È inoltre malsano dormire durante il giorno. Il sonno può durare fino all'alba. A colazione si deve bere poco. Il pranzo andrà consumato intorno alle ore 11. A pranzo potrà essere assunta una maggiore quantità di liquidi rispetto alla colazione, in particolare vino chiaro e leggero, cui andrà aggiunto un sesso d'acqua. Innocui sono da considerare i frutti freschi e secchi, se assunti insieme al vino. Ho delle erbe da colare, ne farò medicina contro la peste. Voi siete Rocco da Montpellier. Dicono di voi che avete guarito molti ammalati. Vi prego, venite a fare visita alla mia unica figlia, che sta morendo. Dove si trova la bambina? Nell'ospedale di Santa Maria di Betlemme, insieme a molti altri. Passeremo da Castel Arquato, si giunge in poco tempo. Bene, così vuole Dio. Voi che partiste in cammino, voi medico di noi poveri, intercedete. Pietà di me, confido nel vostro amore. Secondo la vostra grande misericordia, la mia bambina sta morendo. Sia fatta la volontà del Signore. Ero ammalata e mi hai visitato, mi hai aiutato a guarire, hai pregato Gesù e adesso ho voglia di vivere. Thank you.
Fu in questo luogo che anche Rocco venne contagiato. Per non mettere a rischio altre persone, si trascinò fino ad una grotta lungo il fiume Trebbia, alla periferia di Sarmato, sempre sulla via Francigena. Un cane, durante la degenza di Rocco appestato, provvide quotidianamente a portargli come alimento un pezzo di pane, sottratto alla mensa del suo padrone, signore del luogo, Gottardo Pollastrelli, che, seguito il cane per i tortuosi sentieri della selva, giunse alla capanna di Rocco. Soccorso e curato dal nobile signore, Rocco riprese il suo cammino. Gottardo voleva seguirlo nella vita di penitenza, ma Rocco glielo sconsigliò. Nonostante ciò, talmente commosso alla vista di quel mendico e affascinato dalle sue parole, cedette anch'egli ai poveri il suo patrimonio e si ritirò da pellegrino in quella capanna. Non avere timore. Con me non porto armi. Il mio nome è Gottardo. Bevi un po' del mio vino. Ho paura. Finirà questa notte scura. Finirà questa tempesta. Sono ricco così tanto che niente più mi sazia. Sono stolto e me ne vanto, ed è questa la mia disgrazia. L'ammalato tu conforti, tu gli dai la speranza, tu perdoni i nostri morti, tu solo parli di fratellanza. Ed io per gli altri non faccio niente. Puoi ancora cambiare, Gottardo. Vendi le tue terre e ciò che ricavi donalo ai poveri. Farò come vuoi tu, Rocco, e poi ti seguirò. No, Gottardo, non seguirmi. Va, mettiti in cammino. Lungo la tua strada incontrerai tanta gente che soffre. Segui loro e aiutali. Io resterò qui per pregare il Signore e chiedergli il perdono. Farò come vuoi tu, Rocco. Addio. Ti saluto, il Signore è con te. Eccomi, sono il servo del Signore. La peste intanto riapparve di nuovo violenta a Piacenza e quindi Rocco ritornò in città sul campo d'azione. Debellato definitivamente il morbo nella città e nei villaggi circostanti, il santo si ritirò nella selva per occuparsi degli animali colpiti dalla peste. Non più isolato, bensì accompagnato da parecchi piacentini che, professandosi suoi discepoli, mostrarono l'interesse di aiutarlo, trasmettendo il suo coraggio e le sue parole. Esaurito il suo compito, decise di ritornare in patria. Mio fidato amico, è a te che devo dire grazie per avermi ridato la vita. Adesso, nella selva, ci siamo occupati dei tanti animali che sono stati anch'essi colpiti dalla peste. E poi, ad aiutarci, ci sono tante brave persone che ogni giorno ci sono state vicine. Adesso possiamo partire per Montpellier. Dammi. Quello che sarebbe dovuto essere il ritorno a Montpellier si interruppe in terra italiana, a Voghera. In quelle regioni funestate dalla guerra giunse Rocco, anelante di ritornare in patria, cercando una tranquilla ospitalità. Dalla barba lunga e incolta, avvolto in poveri e polverosi abiti, con il viso trasfigurato dalla sofferenza della peste, giunse al confine della cittadina, non sfuggendo né alla curiosità della gente né alla vigilanza delle sentinelle. Nessuno lo riconobbe, pur essendo i suoi parenti per parte di madre
di origine lombarda. Sospettato per la sua riluttanza a rivelare le sue generalità e scambiato per una spia, fu legato e condotto dinanzi al governatore, zio paterno, che non lo riconobbe e nulla fece Rocco per farsi riconoscere. Non si ribellò quando, senza ulteriori indagini e senza processo, finì in carcere, restandovi per un lungo periodo, dimenticato da tutti. Vedo una città dalle alte mura e mi pare di vedere 5 porte. Chiederò di quale città si tratta e mangeremo un tozzo di pane prima di ripartire. Straccione, dove credi di entrare? Chi sei? Forse una spia. Chiedevo se in questo luogo fosse possibile rifocillarci e volevo sapere il nome della città. La città è Voghera. E viandanti in cerca di rogna come te vengono arrestati. Chi è costui che conduce dal palazzo? Fermatevi. Noi dobbiamo entrare di là. Sentite, il vostro volto mi pare di averlo già visto. Chi siete? E da dove venite? Il vostro silenzio vi condannerà a morte. Portatelo nelle chiuse del castello. Quando avrà voglia di dirci chi è e soprattutto che razza di spia è, lo ricondurrete da me. Dio mio, perché sono solo con te, mio Dio? Perdona i miei peccati e proteggi chi confidava in me. Entro e metto. Ogni giorno una bambina di nome Laura, che abitava poco lontano dal luogo che teneva prigioniero Rocco, si recava da lui ed il pellegrino le parlava. Tieni, ti ho portato da mangiare un pezzo di formaggio. Come stai, mio amico Rocco? Sono sempre più vicino a Dio e so che fra molti anni ti rivedrò insieme agli angeli del paradiso. Cosa vuoi che ti porti domani quando verrà a salutarti? Un pezzo di legno dove poter scrivere il mio testamento. Ecco quello che avevi chiesto.
Ok, Salvatore. Chi siete? Cosa cercate a quest'ora? Chi li ha fatti entrare? Magnifico, eccellentissimo governatore, siamo qui per implorarvi di liberare quel francese che giace da anni nelle vostre segrete. Nostro illustrissimo governatore, sono Eleonora d'Aquitania, francese come il prigioniero. Grazie. Le contrade di mezza Europa parlano della sua santità. Liberatelo. Quello straccione che alcuni anni fa vi fu condotto alla mia presenza è ancora nelle carceri cittadine. Liberatelo immediatamente. È troppo tardi. Proprio ieri lo abbiamo trovato senza vita, con a fianco una tavola con su inciso: chiunque mi infuocherà contro la peste sarà liberato da questo flagello. Quando ci siamo recati per portare via il corpo, una luce fortissima ha illuminato la cella. E il corpo era leggerissimo. Sciagurato, la tua anima andrà dritta all'inferno. Hai fatto morire nostro nipote. Dio abbia misericordia di noi. Dio abbia misericordia di noi. Domani sarà portato nella chiesa di Voghera. Chiederemo perdono a Dio misericordioso. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pregor, beata Mariam semper virginem, beatum Michele Marcangelum, beatum Giovannem Battistam, Santos Apostolos, Petrum et Paulum, omnes santes, et vos fratres, et te pater, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amen. La prigionia fu vissuta dal santo in un tormentoso silenzio e nel desiderio di essere lasciato in solitudine, non riconosciuto a vivere quei pochi giorni che gli restavano. Non si lamentava della sua sorte, anzi, aumentavano i tormenti dal carcere, castigando la sua persona con molte privazioni, continue veglie e flagellazioni cruente. Intanto, nella cittadina correva la notizia che in carcere un innocente si lasciava morire e Rocco morì, 32enne, nella notte tra il 15 e 16 agosto del 1379. L'annuncio della sua morte lasciò un intenso dolore che invase l'intera popolazione, unito allo sgomento per aver fatto morire un innocente in carcere. Suscitò scalpore il riconoscimento del corpo da parte di una dama, la nonna di Rocco, madre del governatore, che, grazie alla croce rossa impressa nelle carni di Rocco, identificò in lui suo nipote. Il compianto di un'intera cittadinanza fu il premio di tanta virtù, ed in sua memoria la salma venne deposta in una grande chiesa. Oui. O virga actia de man, por pudere regis, que es in clausura tua sicut glorica. Tu frondens floruisti in alia vicissitudine,
quam ad omne genus humanum producere. Ave, ave, de tuo ventre, alia vita processit, qua ad am filius suos denuda verat. Unde, o Salvatrix, quae novum lumen humano generi produisti, collige membra filii tui ad celeste marmonia. Vi ricordate quando ero tanto malata e mia madre si fece incontro a quel pellegrino chiedendogli di venire subito da me? Ve lo voglio raccontare e voglio raccontarvi dei miracoli che Rocco da Montpellier ha fatto in nome di Dio. Ricordo, era mezzogiorno, entrò nel ricovero, mi guardò, sorrise, poggiò le sue mani sulla mia fronte facendo il segno della croce. Mi guardai le braccia e le gambe e non avevo più rossori e non avevo più dolori. Ricordo ancora mia madre che si buttò in ginocchio e quell'uomo, quel pellegrino, e lui la prese per le braccia e l'alzò da terra e disse: sia fatta la volontà del Signore. Da allora passò molto tempo e in paradiso l'ho rincontrato, su, in quei cieli, più su. Quell'uomo era un santo, proprio un santo. Molti anni dopo, come saprai, il morbo nero ritornò. Anche Cecilia morì, portato sul carretto dagli untori. Tutti gridavano e imploravano: San Rocco, aiutaci! Né la peste, né la morte. In ogni stradina di campagna, in ogni città, bambini, vecchi e giovani morivano. San Rocco però c'era. Quanti miracoli, quante grazie! Cecilia, sì, la mia amica Cecilia! Sono qui, adagiata tra le braccia di mia madre. Via, Monatti, andate via. Ginevra, sì, la mia amica Ginevra. Sono qui, vestita di un candido sudario. Era ottobre, gelida la notte, rischiarata soltanto dalla luna piena, cadendo nelle braccia di Antonio e vi salva la vita. Sì, la mia amica Colette. Colette. Sono qui, con una rosa tra le mani, fiore prediletto dalle fate, simbolo di carità, rossa come il sangue di Cristo. Pietra su pietra, mattone su mattone, le chiese vengono costruite in suo onore. Finalmente il profumo d'incenso nell'aere si mescolava a quella dei fiori appena colti. Solo che il grano non cresceva e la fame era tanta. Thank you.
cloud, there is a lady all in white, holds me and sings a lullaby. She's nice to see and she's soft to touch. She says, Cosette, I love you very much. We know a place where no one's lost. I know a place where no one cries. Crying at all is not allowed, not in my castle on a cloud. Ho tanta fame, vi prego, datemi qualcosa da mangiare. Solo San Rocco può aiutarci. Raccolgo 3 spighe e le intreccio. Saranno pane per il suo cane. Saranno pane per la nostra fame. Un bambino non dovrebbe mai avere fame. Un bambino non dovrebbe mai avere fame. Come sta? Anche San Rocco fu migrante, pellegrino in cerca di Dio. Dio è nei rifugiati, il mio prossimo ha anche nazionalità e religioni diverse. Coloro che incontrò sul suo cammino lo interpellarono e lui li aiutò, li guarì e fu guarito. L'8 maggio 1707 a Rocca d'Evandro fu trasportata la statua di San Rocco da Santa Margherita nella Chiesa Maggiore. Un devoto, essendosi recato sull'imbrunire per venerare la statua, notò che bruciava la tovaglia della bara del santo. Andato per smorzare l'incendio, vide che dalla cicatrice del ginocchio della statua usciva un liquido. Gridò al miracolo. Accorse il popolo e tutti videro quanto era accaduto. Il liquido asciugato da un sacerdote con bambagia continuò ad uscire per circa mezz'ora. La stoffa messa al ginocchio, bagnatasi di quel liquido, fu messa in una caraffa di vetro per essere conservata nel reliquario. Veniva esposto sull'altare nella festa di San Rocco e un paralitico fu guarito. A Castelmazzo fu San Rocco che miracolosamente salvò la città dell'Ottocento, quando un generale francese ebbe l'ordine di distruggere la zona per eliminare il fenomeno del brigantaggio. Al momento dell'accensione del rogo, il generale pose gli occhi sull'affresco di San Rocco da Montpellier, nella chiesa di Santa Maria, e riconobbe la somiglianza con un suo concittadino, essendo anche lui nativo della stessa città francese. La fortuna volle che fosse anche molto religioso, così tanto da interrompere immediatamente l'esecuzione, salvando i poveri abitanti, che fecero subito grande festa a San Rocco. A Tolve, poi, un paese vicino Potenza, poco più di 3.500 anime, vi era stato ai primi del Novecento un pellegrinaggio, come tutti gli anni al principio di agosto. Uomini, donne, bambini vi concorrono da tutte le province circostanti, a piedi sugli asini, camminando il giorno e la notte. San Rocco li aspettava, librato nell'aria sopra la chiesa. Tolve è mia e io la proteggo, dice San Rocco. Le origini del culto di San Rocco a Tolve sono legate tradizionalmente alla leggenda del ritrovamento della statua del santo, perduta da un gruppo di soldati.
in una contrada poco distante dal paese. La leggenda vuole che anche dopo che i soldati ne reclamavano il possesso e la statua restituita ai tolvesi, fece miracolosamente ritorno in paese. L'evento fu ritenuto segno di volontà divina ed i tolvesi da allora si affidarono a San Rocco. Nel 1930 un traino tirato da un cavallo e da un mulo mentre veniva da San Nicola Baronia sulla strada nazionale improvvisamente a un flumerese si fece innanzi proprio in prossimità del cimitero di Flumeri una figura circondata da una luce diafana con una cicatrice sulla gamba lo ammoniva a fermarsi in quanto più avanti un profondo crepaccio poteva inghiottirlo. Fatti pochi passi, trovò sulla sua strada il crepaccio e capì che ad averlo salvato e ad aver salvato tutti i flumeresi era stato San Rocco. Infatti i paesi intorno, in special modo Pulcherino, non esistevano più, erano stati rasi al suolo. Non devo andare. Che scurie, monsieur. Per cambà a mascia la notte. Perché era fotente la musolina, quello poco di grana che ci ha dato il mese passato, reggiuto qua sotto a terra. Isso dice che la guerra è una cosa buona, e rammanna tutto a morire in Africa, in Abissini, in Eritrea. Isso è matto, e noi lo abbiamo appreso. Ma che musica stare a puzzolendo le surfa? Ma che succede? San Rocco mio, ma fosse venuto la fine del mondo. I tengo creatura la massaria. Ma che sta succedendo? Che raoi, calugana, a bucche e chiagne. Chiagne a bucche e lo mulo mi tiro storto. Ma che sorte mi aspetta? Fermati, non andare oltre. Fermati, non avere paura. San Rocco. Lo campo santo non sta in Rocco, ma io sono morto. Lo campo santo sta a Copaco, ma io sono morto, sono vivo. Sei vivo e voglio che tu viva, dunque non andare oltre. La terra trema e molte anime sono vicine al Signore. Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli. Le mie mani e il mio cuore sono per Flumeri. I miei occhi e le mie preghiere rivolgo al Signore. Che possa Flumeri prosperare e odo la musica che gli angeli vorranno suonare per te, mio Dio. Flumeri è mia e la proteggerò. Flumeri è mia e la proteggerò. San Rocco mio, San Rocco mio. No. Thank you.
Allora, buonasera a tutti, grazie per il numeroso pubblico, siamo alla seconda edizione. Una seconda edizione che, come avete visto, è stata rivisitata e in qualche modo abbiamo un numero di attori maggiori. Devo fare un applauso davvero fortissimo ai miei amici della compagnia che sono stati straordinari, non credete? Hanno dato veramente spettacolo e sono riusciti in maniera eccezionale a rappresentare quella che è la nostra fede e la nostra dedizione a San Rocco. Il nostro amico padre Benoit diceva: è stato nell'insegnarti che ho veramente appreso mentre tu apprendevi. E beh, devo dire che da regista, da scrittore di questa rappresentazione sacra, è stata così. È stato nell'insegnare che ho appreso da loro moltissimo e di questo li ringrazio profondamente. Ma ringrazio la cittadina di Flumeri, che credo abbia delle risorse incredibili da poter spendere anche sicuramente in moltissime altre occasioni. Quindi dobbiamo essere uniti. E questo è stato un esperimento di comunità, proprio dalla origine latina del nome, cioè lo stare insieme per produrre qualcosa di bello. E noi ritorniamo, l'anno scorso avevamo detto, avevamo fatto questa promessa e credo che ci siamo riusciti di nuovo. L'anno prossimo non sarà ancora una volta la stessa, perché se Dio vuole e se San Rocco ci dà una mano, proveremo a fare qualcosa di diverso, di originale. Ogni volta ci metteremo sicuramente nuova linfa affinché questa pianta possa diventare e possa portare frutti e fiori che facciano veramente del bene a questa comunità. Grazie. Allora, io adesso ho fatto, non vi voglio annoiare perché lo spettacolo va gustato e tenuto nel cuore e nella mente per così come è stato. Però veramente io un forte grazie lo devo dare e lo devo fare al Dietro le Quinte. Un Dietro le Quinte che ancora una volta in maniera miracolosa, devo dire, è riuscita a vestire, a cucire, ad aggiustare tutti in una maniera veloce. Eccoli e li presentiamo: Marisa del Sordo, Pina, tutti gli amici che hanno voluto darci una mano. E chiaramente adesso mi devo riservare un piccolo angolo per ringraziare chi questa sera ha voluto regalarci degli intermezzi, credo, di grossa arte teatrale e vero spettacolo, cioè il gruppo Lanois. Un applauso per il gruppo Lanois che è qui con noi. E ecco, sono qui.
e una personcina che ha fatto da collante con due altri miei amici, perché siamo subito entrati in sintonia, che è Anna Maria Festa. Anna Maria Festa, la voglio a fianco a me. Un onore potermi dichiarare suo amico, che mi ha portato padre Luigi Carillo e Tatiana. L'ultimo è quello più pregno sicuramente di, come dire, di speranza, va rivolto a questi bambini, il nostro futuro. Chi chiaramente come me sta nella scuola non può che guardarli ed essere entusiasta di poter pensare che loro veramente potranno continuare l'arte teatrale e, come dire, crescere nel giusto modo. Ma la casa che abbiamo abitato chiaramente è della confraternita di San Rocco. E la confraternita di San Rocco ha rivoluzionato le cose e quindi mi ha dato la possibilità di poter rappresentare questa pièce teatrale. Perché sapete, per uno che scrive, la cosa, soprattutto di teatro, la cosa più bella è veder rappresentato quello che scrive. Non è sempre così. Molte volte si scrivono delle pièce teatrali e rimangono lì nel cassetto. Io, grazie alla confraternita di San Rocco e chiaramente ai miei amici, sono riuscito a vedere ancora una volta quello che ho scritto, quello che ho pensato, rappresentato. Grazie, grazie di cuore. Di nuovo, saluti e sempre più numerosi. Grazie. Grazie.